No, ragazzi, ok. Avete capito? Tuo fa l'americano perché? Perché siamo a un ottimo punto con le donazioni, siamo arrivati a 1.500-1.600 euro e quindi si parte. Ho comprato il biglietto del volo, l'ho comprato, adesso sarà da trovare l'albergo e altre piccole spese, l'iscrizione alla gara e altre cose. Quindi si parte, siamo pronti, l'abbigliamento adatto c'è, pensavo di gareggiare così con le bretelle. Pensate che è anche una mia idea, pensate quanto sono scemo a vestirmi così. Quindi partiamo, siamo carichi, siamo eleganti e quindi welcome to vlog number 3. Bene ragazzi, partiamo questo terzo video. Un po' la pagliacciata l'abbiamo fatta, quindi lanciamo il cappello. Oggi trasporti, farmers e yoke. Iniziamo con i farmer. Oggi è un video un po' particolare. Primo perché i farmer e lo yoke sono meno tecnici, quindi ci saranno meno cose da dire, più semplici, e sono esercizi da veri strongman, perché non devi essere flessibile, non devi essere mobile, non devi avere una tecnica particolare, devi solamente essere fortissimo. Oggi non faremo una registrazione di spiegazione come abbiamo fatto gli altri due video. Oggi faremo una registrazione di un allenamento nostro. Oggi mi alleno con Carlo, che ciao a tutti, è mio compagno di squadra, e facciamo trasporti, farmer, cominciamo. Vai. Ok, allora, contrariamente agli esercizi di press, dove vi ricordate vi consigliavo di avere le scarpe con il tacchetto, per tutto ciò che sono i trasporti vi consiglio di avere delle scarpe. Io uso queste scarpe da basket con la caviglia alta e quando il carico si fa importante bella stretta. Diciamo che la scarpa da basket è fondamentale. Ginocchiere, non fasce, perché siete a rischio infortunio, perché la fascia è veramente troppo dura, quindi comunque è una corsa, quindi dovete avere una giusta mobilità. Cintura, io adesso non la metterò all'inizio degli esercizi, ma poi col carico importante si mette, e molta agilità, vediamo. Allora, farmers, la cosiddetta prova del lattaio, ovvero tenere due carichi in mano con la presa orizzontale, quindi non con la presa stile bilanciere. È la prova più amata dalle donne, perché? Perché gli uomini si prendono tutti i sacchetti della spesa e li portano in un giro unico a casa. Vediamo un attimo nel dettaglio la presa, senza neanche bisogno di dirlo, presa centrale, quindi non in avanti né indietro, perché altrimenti in avanti i farmer punteranno verso indietro e se li prendete troppo arretrata punteranno verso in avanti. Quindi presa centrale, la presa, il farmer non si mette qua né si mette qua, si mette al centro della mano per far sì che si crei il cosiddetto cicciolo di carne e ti dia più grip nella presa, coinvolgendo tutti i muscoli dell'avambraccio. Adesso vi faccio vedere lo stacco. Ho già il fiatone, l'ho fatto una volta avanti e indietro come al solito. Vediamo lo stacco. È importante perché? Per avere stabilità poi nella camminata. Allora, lo stacco è molto, ovviamente schiena dritta, quindi vai gli stacchi così, ma lo stacco è molto caricato sul dorsale. Quindi per avere un'idea, e per sentire l'attivazione del dorsale, fate questo movimento. Voi alzate la spalla, la buttate indietro e la abbassate.
Sentirete il dorsale attivato. Questa è la sensazione che dovete ricreare esattamente quando fate lo stacco. Perché? Perché i farmer tenderanno a ballare ed essere molto instabili. Il dorsale è quello che gli fa dare stabilità. Quindi vediamo lo stacco. Allora, vuoto, sono 32 e mezzo per farmer, adesso mettiamo 15 e 15, andiamo a 62 e mezzo, dopo saliremo ben di più. Allora, il farmer è l'esercizio principe del grip nello strongman, quindi avere una presa forte è molto importante. Consiglio spassionato: se volete allenare la presa, fate i farmer, dimenticatevi tutte quelle mollette, quelle cose di grip che si comprano anche online, ma anche lo stesso Captain of Crush, che è molto molto famoso. Io ce li ho tutti, ce l'ho quello fino al più duro. Non è il giusto transfer nell'esercizio. Dovete allenare i farmer? Fate i farmer. Vediamo la camminata. Allora, la camminata non è una corsa, quindi voi non dovete staccare e partire come se steste correndo, quindi col peso in avanti. La posizione del busto è come vi ho spiegato settimana scorsa con l'Apollo Axel, quindi con il core che si chiude e si contrae, quindi voi staccate, chiudete la posizione e poi dovete avanzare di bacino cercando quasi questo tipo di movimento, ovviamente non esasperandolo così. Allora, 82 per mano. Quando lo riappoggiate, non cedete di schiena, cercate quasi di genuflettervi. Beh, sembrano molto più easy rispetto a... erano 100, adesso qua. Saliamo, 102 e mezzo per mano, quindi sono già 205 kg totali. Io all'Arnold in Ohio avrò 160 per mano, 320 kg in totale. Percorso di andata 18 metri. Carlo quest'anno è uno strongman pro meno 90, quindi fa il salto nella categoria pro. E già per lui questo qua è un peso interessante. Ovviamente ci sono le categorie di peso nello strongman, quindi io che peso 130 kg ho un carico molto più alto di Carlo, che pur essendo pro meno 90 quest'anno dovrà affrontare il campionato con 120 per mano. Vediamo. È un po' che non li faccio. No. Ok, come vedete l'allenamento di oggi è composto. Carlo fa l'andata e io faccio il ritorno. Quindi abbiamo detto 205 totali.
La presa è difficile da allenare. Personalmente, anche i miei ragazzi, la alleniamo solo una volta a settimana, perché se cerchiamo di fare farmer più di una volta a settimana, poi inizia a fare veramente male a livello tattile, perché comunque la mano ha bisogno del suo tempo di recupero, quindi una volta a settimana va già bene come allenamento per la presa. Opa, allunga, vai, allunga il passo, strizza, allunga, andiamo fino alla fine. All'ultimo. Quando diventa molto pesante, adesso saliremo con i carichi. Tutto quello che vi ho detto, dimenticatevelo e pensate solo a strizzare il più possibile. Strizzate fortissimo. Quindi i primi passi, 1, 2, 3, pa, si allunga, correte e strizzate, basta. Solo questo dovete pensare. Allora, carichiamo. 120 per mano, 240 in totale. Allora, stiamo salendo con i carichi, ovviamente la difficoltà è importante. Allora, quando pesa, che il peso è importante, la difficoltà qual è? Riuscire a completare lo stacco per avere l'angolo aperto e riuscire ad avanzare con stabilità, perché quando inizia a pesare poi la gente cosa fa? Non completa lo stacco e cerca subito di partire per recuperare pochi centimetri. Vediamo. Con tre passi, giusto tre passi. Propri la leva. 1, 2, 3. Abbiamo tutto. 1, 2, 3. Meglio come è? Sì. Devo abituare, veramente. Alla pressione? Sì, vado giù. La vedo dura qui, 160 all'Arnold. Allora, un bel esercizio è lo stacco e l'isometria sul posto. Vediamo. Okay. Facciamo l'ultimo giretto di giornata con i farmer. 140 per mano, 280 in totale. Il peso fuori allenamento, perché io ho fatto una bella pausa dopo la finale fatta a novembre e sto riprendendo adesso, e la presa dopo un mese e mezzo che non l'alleni non te la perdona. Forza, Ale. Dai, Ale. Dai, Ale. Su. Come dicevo, la presa non perdona. Dai, su. Va bene così per oggi. Direi che è abbastanza. Va bene così. Grande. Su. Grande. Ok, nel frattempo abbiamo preparato lo yoke, che è penso l'esercizio dove si sollevano più chili, ok?
Tenete presente che all'Arnold Pro fanno 700 kg sulla schiena. Michelino ha fatto una faccia dietro incredibile. Adesso magari rilinkiamo dei video o ve li mettiamo sotto, sono 700 kg sono tantissimi. Noi oggi ci alleneremo, arriveremo verso la metà, solo 300-350 kg. Passiamo allo yoke dopo aver fatto questa figura meschina con i farmer e i 280 kg. Passiamo allo yoke. Yoke vuoto e 40 kg. In gara nel campionato italiano si ha in due forme, o lo yoke classico, quindi il castello che vedete dietro di me, o la famosissima 500. Il concetto è lo stesso, quindi sollevare un carico appoggiandolo sulle spalle. La 500 ha due cinghie, ma il concetto è lo stesso. Come per i farmer, lo yoke è un esercizio da allenare in monofrequenza, quindi solo una volta a settimana, e se lo fate pesante anche una volta ogni due, perché ti cuoce a livello nervoso. Quindi se fate una seduta veramente pesante, io lo salto anche per due settimane e mi sono sempre trovato bene così. Allora, piccolo tip sulla posizione dello yoke: ovviamente non troppo sulla cervicale, ma neanche troppo in basso, perché sennò vi tende a scivolare, soprattutto quello della Lacertosus, della Fisman, dovrete metterlo un po' più sulla cervicale rispetto agli altri, perché altrimenti vi tenderà a scivolare dopo pochi passi. Non sulla cervicale, neanche troppo indietro, diciamo sui trapezi. Dovete sentirlo, dovete sentire il sostegno dei trapezi, però attenzione. Un errore che fanno tutti con lo yoke, quando pesa, diventa scomodo, diventa invasivo, diventa ingombrante da portare. Molti cosa fanno? Induriscono questa parte qua e cercano di non farsi schiacciare tenendo molto molto contratta il collo, i trapezi. Io ai miei ragazzi gli dico sempre, lo yoke, sia che voi lo contrastiate o no, lui peserà, quindi non cercate di sostenerlo, di contrastarlo con i trapezi, piuttosto lasciatevelo cadere addosso, siate decontratti qua sopra e spingete con i palmi sulle strutture laterali, perché paga molto di più avere come camminata una posizione decontratta sui trapezi e i palmi che spingono, per avere stabilità, perché lo yoke tenderà ovviamente a oscillare. Quindi i palmi servono per fermare il suo movimento, quindi non mettete assolutamente le mani, come si vede ogni tanto fare qualcuno, così. Lo yoke non si tiene così, lo yoke si tiene così. Quando lo appoggiate, fregatevene del rumore, svincolatevi subito, perché altrimenti vi prenderete delle tronate sulla cervicale e vi farà male la testa per tre giorni. Due info utili: uno, magnesite, quando il carico si fa importante,
riempite la parte sotto dello yoke e ovviamente il coppino. Come regolare l'altezza? Allora, io adesso sto lavorando con un'altezza più bassa della mia perché stiamo lavorando sull'altezza di Carlo, che è la sua giusta altezza, e io, come vedete, stacco allargando molto gli appoggi perché altrimenti dovrei fare molto più squat. Diciamo che l'altezza giusta per staccare lo yoke è un'altezza che ti permette di avere lo yoke a tanto così da terra, quindi prendetevi le misure, 20-30 cm massimo di escursione di movimento. Per farvi capire, guardate Carlo quanto lo stacca, ok, una ventina di centimetri lui. Così va bene perché è un'altezza che, vedete, lui ci passeggia, anche se oscilla un po' non tocca per terra, né con la coda né con le punte. Vieni Carlo! Easy 200 per Carlo. Carichiamo ancora un po', andiamo a 260. L'altezza l'ho sistemata, io parto già con le mani in posizione. Allora, la camminata io mi trovo bene a farla con i piedi un po' larghi e un po' a papera. Bene. Dai Carletto. Sì, bro. Dai, sì, fino alla fine. E allora. Porca tutta, eh. Guarda che sto faticare così. Adesso aumenteremo un po', quindi andiamo a 320 kg. Allora io dopo i 300 inizio a mettere la cintura, perché la schiena inizia a soffrire un po'. Quindi cintura bella stretta, molto stretta, e core super contratto, con la posizione di camminata sempre sui farmer come la pollone axel, quindi l'avanzamento di bacino e non di petto. Adesso è 3,20, stiamo discutendo. 3,60. Vai. Dai, carichiamo 3,60. E basta per oggi. 360 kg, sono un peso simpatico. Nel campionato italiano abbiamo 3,80. All'Arnold avrò 4,17. Solo andata, fortunatamente non devo fare andata e ritorno. Forza! Dai Ale! Su!
che per oggi finiamo qua. Come avete visto, sono in debito d'ossigeno, respirazione nei trasporti, soprattutto nello yacht e nei farmer. Personalmente, dopo il primo stacco, butto fuori, riprendo l'aria e cerco di andare in apnea il più possibile. Quindi stacco e cerco di andare in apnea il più possibile. Mi verrà da respirare in mezzo. Sì, cercate di rigonfiare la cassa toracica il più possibile. È impossibile farlo in apnea perché sverrete a metà percorso. Quindi cercate di respirare meno possibile e quando respirate gonfiate molto bene la cassa toracica. Su! Vieni a me, vieni! Così, così, così! Così, controlla! Vieni! 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 Non ci vada, eh! Non dai! Andiamo! Duro! Duro! Andiamo! Dai! Dai! Collare. Forza! Vai Ale! Vieni, 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 qui, qui, dai, 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 giù! Concludiamo l'allenamento di oggi, io mi fermo a quella di prima, Carlo finisce con 2,60, si sta divertendo a fare un'oretta di passeggiata avanti e indietro con questo peso, chiude lui, andiamo! 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 E pa! Sì, sì. Controlla, col collo. Addominale contratto. Tieni, tieni, stabilizza. Ok. Bravo. Allora, un piccolo tip finale. Voi partite con lo yoke, quindi voi staccate. Non partite subito. Quindi aprite prima l'anca, partite, all'inizio i passi sono piccoli, piano piano si allungano, se nel mentre vi dà il colpo, vi dà il rimbalzo, rallentate, non lo appoggiate mai perché se lo appoggiate perdete un sacco di tempo e farete una fatica infinita a rialzarlo, quindi piuttosto rallentate, riaccorciate i passi e riprendete la camminata. Allora, conclusioni di questo video numero 3, oggi abbiamo visto i trasporti, come avete visto sono molto più easy come movimenti, molto più facili, ci sono molte meno nozioni tecniche, però due o tre spunti interessanti spero di averveli dati. È stato un video particolare dove abbiamo fatto più un allenamento che una spiegazione. Il prossimo video, che teoricamente è l'ultimo della serie, è su questi belli oggetti Prefabios, l'azienda sponsor della FISMAN, della Federazione Italiana Strongest Man, ci fa arrivare entro settimana delle bellissime nuove palle, quindi settimana prossima Camilla permettendo, Camilla è la figlia di Michele che è in arrivo, quindi in teoria la scadenza è proprio mercoledì o giovedì, quindi sicuramente sabato domenica prossima non riusciremo a fare questo video qua. Il prima possibile lo faremo, tanto devono arrivare le palle e le Atlas Stone di Prefabios. Quindi per il momento ci fermiamo qua. Grazie a tutti, grazie. Continuate a supportarmi, grazie a Carlo che oggi grazie si è prestato a fare un po' da cambio a questo allenamento. Fine del vlog numero 3.